nuovo album. Sì, ah, mi ricordo, eccoli, ce li abbiamo qua, vuoi vedere? Vieni a vedere. Mica sono baravanno di 250, cioè, Malandino, ma Casca Retta, Roma, no? Dappertutto. Questo è nuovo, però, non è che lì, non so se è un stesso, scusa, che se ti urritti male, tutta un'altra storia. Ma come si chiama? Questo artista, si ci nasce, non si ci diventa, perché non lo so, teatro, la ricomincio da qui a Roma, non ho fatto questa fotografia, c'è la pure qua, no? Non ho mai cambiato nessuno, cioè, ci ho visto il resto, tu dici. Sarebbe questa qua. Avanti da Rai? Sì, a Roma però. E queste, pure, fate queste foto? Come pure prosegue andarci, perché non è una scelta che ho fatto da solo. Io sono fortunato che ce l'ho in mare e condivido per il mio percorso. Sanremo proprio. Anzi, non lo sapeva lui, lo tutti quanti lo sanno. Queste sono delle piccole prove, chi certamente mi dà ancora coraggio di continuare. Io non è che mi fermo solo così di essere solo aiutato, no? A chi ci dà questa offerta, ce la stiamo mettendo al massimo, di sfruttare proprio il vero e proprio talento che abbiamo, naturale. E ci siamo quasi riusciti. Dopo che abbiamo distribuito 2300 copie, ci crediamo, abbiamo... Hai fatto 2000 copie di questo... E 300, in due anni però. Addirittura. Se no non ci potevo credere. Chi l'ha preso i primi, sto pure dando per un 4. Che fai? Un prezzo ottimo. 4, ecco. E assai. Dipende. 15 canzoni. La registrazione mi costava 50 euro. Tu stai pure su internet, l'ho visto su internet. Ma internet, però io non ci credo. Io credo più così a faccia. Ah, ma non internet, è un mezzo potente. Come? E non mi ha ancora mai comunicato nessuno. Ma no, ma tu ci vai mai su internet? Ci sto già, però non serve a niente, perché chi ti comunica? Come chi ti comunica? Lo si fa tutto su internet. Lo so, ma ancora nessuno mi ha chiamato. Se non mi presento ancora così davanti a esibirmi davanti a tanta gente con la chitarra in mano, io mi ciuccio. Mi hate... Tedesco. T-train. Mi hate the train, in inglese. Quattro lingue lo stesso, come il primo. Solo che qui ci sono 15 canzoni, quelle che c'avete voi ce ne sono 11, come pure 12, qua 15 canzoni, 3 canzoni e più. E poi chi sei più ritmale, più melodico, più... Sì, è la storia, sì. Perché pure io tutte le registrazioni, di visioni, li farò tutto come questo, non le faccio più come fatti lì. Che chi sei meglio fatto così. Qualitativamente meglio, Lo dicono pure le persone che te l'ha presa. 156, cioè in 5 settimane e mezzo. Venduti? Distribuiti. Così, a me pure mi costa 2,50 euro, una cosa di questo. 2,50 euro, Dio? E perché? E la figurina a colore, UCD ha vinto. La masterizzazione, si dà una finanza che non mi posso fare niente, chi senti di responsabilità. Boh, questi qua tu comunque mica paghi alla finanza, ti paghi. No, però io sto già assicurato, perché perciò mi alzo le mie ragioni, perché io pure mi devo dare 4 euro, o passite per chi girare, così chi mi offre. L'autobus che devo prendere per me a tornare lì a Porta Russa. Giusto così. E quest'anno a Sanremo non vai? Sì, Sanremo ci va. Sanremo sembra la vetrina più importante, dove io ci sto ancora credendo che tengo questo talento, ci trovo un massimo, fino a quando c'è stata la voglia, la volontà, la salute. Sì, voilà. Però vado a cambiare pure davanti alla Rai a Roma, non lo sapete questo caso. Che pure là mi hanno dato troppo coraggio di quando non faccio andare, già mi viene entrando 40 anni successivi televisivi. Ho capito. E noi uno ce lo prendiamo, no? Almeno lo ascoltiamo. Ma tu hai fatto delle foto, Carlo? Come? No, facci vedere un po' le foto del teatro Massimo. Massimo, ricomincio da qui e qui. Ah, scusa, ricomincio da qui. Teatro Vittorio, Roma. Davanti... Ah, no. Sì, è questo. Lì vado a cantare tutto. Che non è da tutti, è questo che servirà il nostro talento. Di sfruttarlo al massimo, le piazze anche importanti. Oh, ma alla fine di un mese c'è un minimo di Roma. Sì, Perché Roma è sempre Roma. È Roma, sì. Però io non è che vado là a parlare, prendo la chitarra e canto a casa. Mi esibisco. Davanti a un pubblico. A scoprire loro come lavoro, se ci vogliono. E anche quella bella signora a dire, i suoi pezzi tu era. Ma guarda quest'uomo, non è che ha paura, non è che ha vergogna, non è che teme di esibirsi a tutta questa gente.